a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, proprio come mi avete chiesto nel video del mio nuovissimo computer, ve lo lascio qui in alto nelle schede, oggi andiamo a fare finalmente l'aggiornamento a macOS Mojave sul mio computer. Io sto aspettando da un po' prima di farlo perché appunto volevo avere il tempo di registrare questo video e portarvelo sul canale proprio perché me lo avete chiesto voi. Ragazzi, intanto vi dico che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale qui sotto, attivare la campanella appunto per non per restare sempre aggiornati su tutti i nuovissimi video e seguirmi su Instagram, dove è una piattaforma che sto sviluppando e seguendo un po' di più. Insomma ragazzi, io direi di non perderci in chiacchiere, passare davanti al computer e andare a vedere più nel dettaglio come funziona macOS Mojave. Ed eccoci qui sul mio Macintosh, ragazzi. Adesso andiamo ad aprire velocemente quello che è il nostro Apple Store. Io in questo momento sto registrando lo schermo del dispositivo, ma dopo sicuramente dovrò passare a una periferica di registrazione esterna perché non ho una scheda di acquisizione video. Infatti qui già troviamo macOS Mojave. Ragazzi, mi piace tantissimo, voglio assolutamente scaricarlo e installarlo il più velocemente possibile. Infatti andiamo a fare immediatamente scarica qui in alto e andiamo a vedere il download qui. E adesso aspettiamo un po' e magari vi metto un rendering velocizzato di questa parte video e poi dopo passiamo alla registrazione esterna. Ragazzi, manca meno di un minuto e poi dopo andiamo ad effettuare immediatamente l'aggiornamento. Sono veramente euforico nel vedere tutte le nuove novità di macOS Mojave. Ci siamo! Eccolo qui ragazzi, appena terminato e come potete vedere qui abbiamo macOS Mojave e insomma ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e facciamo subito su continua. Adesso andiamo ad accettare tutti quelli che sono i termini, ho letto e accetto, perfetto, decido di installarlo su questo High Sierra, inserisco la mia password. Ed eccolo qui, mancano circa 10 minuti, adesso io vi metto sempre una praticamente registrazione veloce di questa parte e insomma ragazzi, mancano 27 minuti e vi metterò sempre una registrazione veloce per poi andare a effettuare il riavvio e insomma ragazzi, lì avrò la necessità di utilizzare la mia videocamera. Ok ragazzi, siamo arrivati, adesso il computer si sta per riavviare tra 4, 3, 2, 1 e adesso dovrebbe, eccolo qui, sì, ok, tutte le, ok, perfetto, adesso si sta chiudendo tutte le applicazioni per poi effettuare il riavvio e insomma ragazzi, andiamo a vedere più nel dettaglio questo macOS Mojave com'è. Io adesso vado ad aprire la mia finestra di visualizzazione, voi adesso vedrete sicuramente lo schermo, ma non sarà di qualità eccelsa e vi chiedo scusa, devo acquistare una periferica di acquisizione video esterna. Si sta ancora spegnendo il mio Hackintosh, speriamo che vada tutto a buon fine. Sono andato a leggere un po' i forum e dicevano tutti che era semplicissimo, bastava effettuare l'installazione semplicemente. Andiamo a vedere un po'. Insomma ragazzi, vediamo, ok, si è appena spento del tutto, io mi preparo con i tasti per andare a scegliere quale hard disk avviare, eccolo qui, perfetto. Ok, si è appena spento del tutto, io se sentite i rumori della tastiera meccanica è perché sto appunto andando ad accedere su quello che è l'hard disk dell'Hackintosh. Ed eccolo qui, lo vedrete sicuramente, spero che riusciate a vederlo bene, vi chiedo scusa per il flickering, ma non sono riuscito a settare in maniera migliore la videocamera. Come potete vedere si sta accendendo Clover, perfetto, si sta accendendo anche questo. E adesso vi sto mostrando anche un po' come funziona per andare ad accedere. Adesso abbiamo un automatico sul boot di praticamente macOS Mojave per andare a terminare l'installazione, la famosissima mela, finalmente. Aspettiamo il caricamento e andiamo avanti. I don't wanna come back to the same bad, villainize it, I don't wanna
Perfetto ragazzi, ha terminato la prima installazione, adesso non so il perché si è spento lo schermo, ma stava attivando iSierra, quindi starà installando tutti i driver e i sistemi. Perfetto ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine dell'installazione. Ha effettuato una serie di riavvii, adesso sta effettuando, credo, l'ultimo e spero l'ultimo. Insomma ragazzi, andiamo a vedere com'è macOS Mojave e andiamo a fare la prima configurazione. Oh, ed eccoci qui finalmente con macOS Mojave. Adesso andiamo a effettuare il primo accesso e andiamo a vedere tutte le novità. Prima di tutto mi dice che ho sbagliato la password, ma dovrebbe essere questa, esatto. Ok, possiamo andare a scegliere un aspetto tra il chiaro e lo scuro. Io amo decisamente il tema scuro. Andiamo a cliccare su continua e adesso sta effettuando la configurazione. Oh ragazzi, che spettacolo! Wow, veramente bellissimo. Mi piace tantissimo il tema scuro. Come potete vedere è veramente stupendo anche il dock qui sotto. Adesso vado ad attivare OBS in modo da avere una registrazione ottimale. Richiede controllare il system events. Come potete vedere funziona perfettamente, i driver ci sono. Funziona veramente benissimo, andiamo ad attivare OBS ed avere una registrazione decisamente migliore. Perfetto ragazzi, eccoci qui con una registrazione decisamente migliore. Adesso andiamo a vedere tutti i dati di questo nuovissimo macOS Mojave. Intanto vediamo anche le cartelle, il cestino, vediamo tutto quanto è figo ragazzi. È veramente bellissimo, vediamo se va a modificare anche. No, assolutamente. Assolutamente no. Scusatemi, era su una pagina personale. Andiamo ad aprire Safari. Oh, questo me lo aspettavo. Questo me lo aspettavo assolutamente, Safari in black. Andiamo a modificare lo sfondo della scrivania. Vedo, utilizza file. Andiamo a vedere cos'è questo file. Oh sì, ricordo cos'era. Dinamico, assolutamente. Salva schermo, assolutamente utilizziamo quello di base. Come che belli sfondi ragazzi. Wow, veramente stupendi. Straordinari, peccato che abbiamo... è tornato questo. È tornato, bellissimo ragazzi. Veramente un sacco di sfondi dinamici. Cioè, non dinamici, uno solo è dinamico. Gradiente solare. L'immagine della scrivania cambia durante il giorno in base alla tua posizione. Anche questo è molto fico. Ma utilizziamo questo di base Mojave. Insomma ragazzi, come potete vedere è veramente bellissimo. Qui adesso abbiamo tutti i documenti raggruppati in delle uniche cartelle ed è una cosa veramente geniale, mi sto trovando benissimo. Magari fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un video con tutte le novità di macOS Mojave, ma adesso passiamo al finale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e ragazzi iscrivetevi davvero e attivate la campanella perché stanno per arrivare tantissimi video davvero interessanti, tipo, piccolo spoiler, iPhone XS Max. Quindi ragazzi io non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.